Ciao a tutti, domenica mattina ventosa a Bruxelles, però ci tenevo a mandarvi un messaggio video perché molti di voi mi hanno scritto dopo la trasmissione a Rete 4 dell'altra sera, mi hanno mandato dei suggerimenti, si sono congratulati, vi ringrazio tutti, è sempre molto importante per me avere il vostro feedback, la reazione rispetto a ciò che facciamo e ciò che diciamo. C'è una cosa che avevo dimenticato, c'è un elemento importante perché sulla questione vino, normativa irlandese e soprattutto Commissione europea che ha lasciato fare, che ha creato di fatto quella che è una violazione alla normativa sull'etichettatura dei prodotti all'interno del mercato interno dell'Unione, tema che già conoscete bene perché noi della Lega denunciamo da tempo quello che sta avvenendo con il Nutri-Score, questo semaforo rosso sui prodotti del Made in Italy che colpisce soprattutto il nostro saper fare in Francia e in Belgio per il momento, speriamo presto non anche negli altri paesi dell'Unione. Bene, dicevo, quello che mi ha fatto incavolare è che questa violazione del mercato interno viene fatta da un paese, l'Irlanda, che però il mercato interno dell'Unione lo sfrutta e lo sfrutta molto bene, molto intelligentemente, nonostante delle raccomandazioni che ogni anno la Commissione europea fa a loro sul fatto che devono smetterla, loro, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, ad utilizzare normative da paradiso fiscale che di fatto creano un danno enorme a paesi come la Germania, la Francia e a noi dell'Italia. Noi italiani, questi tre paesi creano un danno di circa 7 miliardi ogni anno di mancate entrate fiscali. Bene, quindi da che pulpito vengono queste norme contro l'alcol e i prodotti alcolici in generale, quando quello stesso paese invece si guarda bene da non vedere limitata la propria libertà di fare iniziative da paradiso fiscale all'interno di un'Unione Europea. Attenzione, le stesse raccomandazioni sono quelle che invece quando vengono fatte a noi su altri temi, attenzione, dobbiamo sempre osservare come primi della classe, ecco, ci mancherebbe, dalla Bolkestein ad altre cose. Capite perché la Lega è importante, capite perché la nostra presenza a Bruxelles e Strasburgo è decisiva, perché se non fosse per noi che solleviamo queste questioni, se non fosse per il lavoro dei 25 parlamentari europei della Lega, tante volte queste cose ve non le sapeste. Grazie al Qatar Gate abbiamo una maggiore attenzione dei media italiani, per fortuna, finalmente. La stessa cosa dobbiamo fare e dovremmo fare sui temi come certe derive green esagerate. Avete visto il tema dell'efficientamento energetico degli edifici che finalmente è arrivata alla ribalta, ma noi denunciamo questa cosa fin da prima che la Commissione europea facesse questa proposta. Abbiamo il tema della tassazione sulle emissioni. Insomma, c'è un rischio di capacità per le nostre imprese di essere competitive in futuro, che non significa negare l'emergenza climatica e il dover andare verso una transizione, ma farlo con intelligenza. Mi sono dilungato troppo, buona domenica a tutti, buon tutto e che dire, state collegati, noi cerchiamo di fare il possibile per tenervi informati. Un abbraccio.